sede non è, è vandalizzata se tu non mandi il personale. Certo, ce lo dice, sono problemi, non solo di operatività, che la sede viene presidiata. Certo, certo, è importante anche per quello, oltre. Questo problema per i sommozzatori, abbiamo metà del personale e fai gli interventi, in tutta la Sicilia è il primo nucleo in Italia, oltre ai primi. È sottodimensionato e rischia di essere chiuso perché le unità ormai sono esigue. Allora, e abbiamo dimostrato che con il clima che abbiamo, con le alluvioni che si verificano, il nuovo sommozzatore che copre quasi tutta la Sicilia, arriva fino alla Calabria, non può essere trattato in questa maniera. Lo stesso cosa per il soccorso tecnico urgente. Le istituzioni si susseguono Candiani quotidianamente qua a Catania, pertanto chiediamo che vengano rispettate le promesse fatte. Catania è tra le prime città in Italia come numero di interventi pro capite, noi ci carichiamo di lavoro quotidianamente e rischiamo di non arrivare a portare soccorso alla popolazione e di farci male. Pertanto chiediamo che vengano rispettate le promesse fatte. Catania è tra le prime città in Italia come numero di interventi pro capite, noi ci carichiamo di lavoro quotidianamente e rischiamo di non arrivare a portare soccorso alla popolazione e di farci male anche noi stessi. Come dice Antonio, abbiamo perso 3 fratelli in Italia, purtroppo stanno capitando più spesso queste situazioni anche a causa delle carenze di organico e dei mezzi che non sono idonei al nostro servizio. Arrivano sforniti di attrezzatura, l'attrezzatura che è messa a livello non è quella giusta. Che hanno 25 anni. Esatto, esatto. C'è un altro collega che sono i